Di solito gli arbitri non parlano, ma la Delfina Sporting Club, per questo torneo Serie A organizzato da Antonello Meola, facciamo un'eccezione. L'arbitro di questo torneo è il signor Bruno Giordano, un nome altisonante. Arbitro, lei è stato anche un ottimo giocatore di calcetto, come valuta il livello medio di questi calciatori? Sono bravi, però sempre questi campionati così amatoriali che sono sempre un po', diciamo, duri, sempre difficile ad arbitrare queste partite. Comunque, però piano piano stiamo migliorando queste cose per i ragazzi che si stanno divertendo. Lei parla proprio da un punto di vista comportamentale. Sì, questo punto. Perché in questi tornei amatoriali spesso l'agonismo, la foga, visto che i valori tecnici non sono comunque eccelsi, prevale sulla tecnica. Quindi sì, lei deve essere bravo in certi frangenti a tenere si calma la situazione in pugno. Sì. Lei sono diverse settimane che arbitra questo torneo. Da un punto di vista super partes, da un occhio privilegiato in mezzo al campo, secondo lei qual è la squadra che può vincere o le squadre che possono vincere? È difficile da dire perché sono 2 settimane che sto ad arbitrare queste partite. Sono un paio di squadre lì a vertice che sono bravi, però si deve ancora, il campionato è lungo, è tutto da vedere ancora. Sono 3 squadre che sono di un livello superiore rispetto sì, all'altro. Sì. Ringraziamo l'arbitro Bruno Giordano e gli auguriamo da qui e prosegue del torneo un'ottima avventura in questo Serie A Delfina Sporting Club. Va bene, grazie arbitro. Ciao.